Nome e cognome. Lorenzo Bordino, in arte crime. Professione? DJ. Musica preferita? Funky. Cos'è l'hip hop? Per me è stato tanto, io comunque mi sono avvicinato a sia suonare giradischi e comunque alla cultura abbastanza giovane, no? 24 anni, 15 anni che suono giradischi, quindi per quanto mi riguarda è qualcosa che ho sempre fatto parte di me, mi ha caratterizzatomi in positivo comunque all'interno delle persone che frequentavo, comunque per me era un valore aggiunto. Che cos'è per te un progetto tipo quello di Spice Streets? Penso che questo progetto possa essere molto interessante, comunque franco, per quanto mi riguarda la mia vivente. Quando ho cominciato il progetto di originale, comunque mi ha molto interessato fin da subito. Parte, diciamo, la band dal vivo per il fatto di coinvolgere, per quanto mi riguarda, il meglio del rap italiano che c'era al momento e tuttora, è stata una cosa molto figa. Questo progetto potrebbe ancora andare oltre. Il DJ ha secondo me un ruolo abbastanza importante. Per quanto mi riguarda, io comunque ho cominciato come scratch, quindi non era il ruolo classico del DJ, era più che altro un giocare con gli strumenti, fare dei nuovi suoni, non l'aveva mai fatto nessuno, comunque è tutto una cosa di autodidattica per quanto riguarda me. Poi piano piano mi sono comunque volentierissimo avvicinato e adeguato al classico DJ, comunque per quanto mi riguarda ancora grossissimo potere all'interno di un'opera, sia come indicazione, perché come DJ che fa ricerca, una roba più aggiornata, più figa, sempre una produzione ancora più figo, quindi per quanto riguarda una parte all'interno di tutta la musica. Beh, il funk, come detto prima, iniziando molto, diciamo, giovane, la cultura era quella musica che facevamo, cioè che cercare di fare nuove, di è stato un genere che è stato un metabolismo di inizio fino adesso, cioè, all'interno della musica quello che si sentiva erano tutte delle persone si facevano trasportare l'esecuzione, come era il marchettino, poi doveva essere mandato in radio, in televisione, sono dei pezzi che erano 8 minuti tranquillamente e che l'ascolteresti per altro molto più, quindi comunque è sempre grande per fare infatti che sembrava. Quando ho iniziato io ho avuto la fortuna di il mio fratello più grande, diciamo, mi ha iniziato e ci siamo sempre spinti di pari passo verso alcune condizioni. E ai tempi, quindi era ancora prima dell'avvento del digitale, di scaricare da internet, c'era ancora la cultura del vinile, io facevo il walkman con la cassetta, quindi comunque anche cose di mio padre. Non c'era internet, quindi comunque era anche una ricerca, andare nei mercatini per trovarti, diciamo, il vinile più figo, la setta più bella. La, vogliamo dire, scratch music non è diciamo, musica scritta, è tutto molto in freestyle, comunque ti serve dei suoni che ci sono già, quindi sono rielaborazioni sostanzialmente. Comunque sì, un approccio molto jam session alla cosa ti aiuta molto bene a poter
genere diverso. Ma io, diciamo, nasco sostanzialmente con il genere, quindi non c'era all'inizio, se non più piccolo, non c'era obiettivo di chissà che cosa. Io semplicemente mi sono buttato, ho cominciato a fare queste gare, questi campionati erano, diciamo, delle battle di virtuosismo, vogliamo dire così. E comunque mi ha aiutato molto, io ho vinto 7-8 campionati italiani, ogni campionato italiano andavo a fare il relativo mondiale, e comunque mi ha aiutato tantissimo, anche perché ho conosciuto dei DJ, probabilmente in un altro modo non avrei saputo come arrivarci. Comunque l'interazione umana è diversa, internet aiuta, però parlare con una persona faccia a faccia è una cosa completamente diversa. Queste gare sostanzialmente sono fatte da delle piccole routine, da 1 minuto e mezzo, 2 minuti, sono 2 gare l'anno. Quindi comunque te ti alleni tutto un anno per fare una cosa di 1 minuto e mezzo, 2, quindi devi essere molto concentrato, puoi sbagliare, perché capita ovviamente sbagliare, però la tendenza è quella di essere perfetto, preciso. Questo mi ha aiutato anche avanti ad avere un approccio, diciamo, molto aggressivo, deciso nel suonare. E comunque devi riuscire ad inquadrare il pubblico in 2 minuti e mezzo, cioè non hai altre possibilità, hai una possibilità sola, capite? Ti fai dei viaggi infiniti, incontri in tempesta, tutto, ti bagagli per 2 minuti di gara a 1000 chilometri da casa tua, devi insomma essere proprio freddo, pronto sempre. Qualche anno fa ho smesso di fare le battle, un po' perché tanto stress, diciamo, mentale, la preparazione che c'è dietro, poi onestamente non mi consentiva di fare altro, ho tirato, diciamo, fuori la testa dal guscio, magari appunto nel circuito delle competizioni, però all'interno della, vogliamo chiamarla, scena musicale non avevo ancora fatto niente. Secondo me, per essere un, diciamo, buon DJ, almeno da quello che ho constatato io, per quanto riguarda me, essermi avvicinato alla scratch music mi ha aiutato tanto, perché comunque la manualità, cioè il sapere, il controllo proprio delle mani, del vinile, del mixer, del giradisco in generale, aiuta tanto. Quando fai DJ set, si musica, comunque aiuta tanto, come ho fatto da tanti anni di allenamento. Ovviamente il gusto un po' mancato, magari DJ, e per quanto riguarda me, comunque io sono abbastanza esplosivo, cioè comunque è difficile essere un po' spesso metto nella musica, cioè non c'è qualcuno che si gira anche solo in curiosità a sentire cosa sto combinando, che cosa sto facendo. Non sono niente a nessuno, anzi, volendo male alla gente, amici DJ, amici DJ Dusty, che sono pure dischi, sono musica, e comunque riesco a fare delle cose. Per quanto possa essere bravo a mixare, quindi ci dice non è in grado di fare. Da questo progetto mi aspetto non soltanto cose positive, nel senso che comunque lavorare con i miei amici è bello, conoscere tanti strumenti spiegabili mi esalta molto, molto far parte del progetto. Però non neanche lavorare, i lavori si fanno da soli, quindi non so, ci si vede.